Sulla soglia di questo avvento il Signore ci dice chiaramente che non abbiamo fede. E per questo inizia un cammino di conversione, un cammino bellissimo, in cui possiamo prendere l'olio della fede, in cui possiamo gridare al Signore perché ci doni la fede, perché rafforzi la nostra fede, perché faccia crescere la nostra fede. È durissimo il Signore oggi. Immagina Israele, il popolo unico, eletto, scelto, messo da parte, nel quale non c'è neanche una persona che abbia la stessa fede di questo pagano, di questo romano, simbolo dell'oppressione. È molto duro questo. Noi che siamo nel nuovo Israele, eppure tanti pagani hanno una fede più grande. Questo è uno scandalo enorme per noi che forse pensiamo di aver tappezzato bene la nostra vita, di preghiere, di riti, di tante belle parole. E questo è un tempo in cui davvero chiedere e implorare la fede, perché non ce l'abbiamo. La chiamata ad essere cristiano è la nostra missione, la nostra vocazione nasce da un bisogno impellente al quale noi non possiamo rispondere, un problema, una sofferenza per il quale noi non abbiamo né risposta né soluzione. Allora questa è la prima condizione. Tu sai che il tuo servo, il servo che è dentro di te, è malato, soffre terribilmente ed è impossibilitato di servire, di amare, di fare la volontà di Dio, di obbedire. Tu questo lo sai? Se questo non è chiaro dentro di noi, è impossibile che sorga in noi la fede. Questo è il primo punto, riconoscere che abbiamo un servo malato, cioè non possiamo servire, e il servo siamo noi stessi, il nostro cuore incapacitato di amore, di servizio gratuito. Siamo paralizzati, non possiamo vivere secondo la chiamata che Dio ha fatto alla nostra vita. Questo servo è immagine dello stesso Israele, non ha vita, soffre terribilmente, è a letto, è a casa ed è paralizzato, è chiuso dentro un cerchio di morte. Questo è il primo punto. Il secondo è che in questa situazione adesso si offre a noi la possibilità di incontrare il Signore che viene alla nostra Cafarnao c'era la casa di Gesù, la casa di Pietro. In questo tempo lui viene a prendere dimora in noi, nella nostra vita, per destare la fede, per suscitare la fede, per donarci la fede di questo centurione. Che cosa è la fede che nasce da questo bisogno? È gridare al Signore, pregare perché noi stessi possiamo obbedire a Lui. Passa al Signore, se tu lo chiami veramente, Lui viene a guarirti con una parola. Questa parola del Signore, per ascoltare la quale la Chiesa ci offre questo tempo, è la parola che libera la nostra obbedienza, che salva nel profondo il servo malato che è dentro di noi, per ritornare ad essere figlio, obbediente, per saper discernere qual è la volontà di Dio. Tutte le nostre sofferenze sono perché non possiamo fare la volontà di Dio, perché non vogliamo fare la sua volontà e facciamo la nostra. Questa è l'unica sofferenza vera. Poi possiamo metterci tantissime pezze d'appoggio, gli altri, le situazioni, quello, quell'altro, non capisco, non vedo, ma la verità è che nel cuore siamo profondamente malati e non siamo liberi. Come questo centurione ci dice, vai di qua, vai di là, vieni, alzati. Tu puoi fare questo? Schiocca il dito al Signore, tu puoi alzarti, puoi fare quello che dice? O schiocca il dito la moglie, o schiocca il dito il genitore, o il collega, o la situazione, la malattia, la missione, puoi farlo? Questo centurione sapeva molto bene che cos'è l'obbedienza e il potere che ha una parola di suscitare l'obbedienza, di comandare e compiere ciò che la parola annuncia. Per questo la fede è riconoscere al nostro Signore Gesù Cristo una parola che ha potere sulla nostra vita, una parola che ha il potere di sciogliere le catene e farci il dono di obbedire. E obbedire è amare, obbedire è servire, è la stessa cosa. Chi obbedisce ha visto in sé la vittoria del Signore sulla menzogna del demonio. Il demonio dice: non serviamo, noi non serviamo. E invece chi ascolta questa parola che dice va, vieni qua, o fa questo, fa quell'altro, vedrà che ogni parola del Signore si compirà nella sua vita. Questa è la fede, disincagliare la nostra vita da questa secca che è la menzogna del demonio che ci fa egoisti e centrati in noi stessi. Questo è un tempo meraviglioso, è un tempo di liberazione. Cristo dice: alzate il capo e guardate, vedete il Signore che viene, la tua liberazione è vicina. Nel momento in cui c'è una sofferenza profonda, nel momento in cui ti rendi conto che non puoi servire, non puoi amare veramente l'altro, non ti puoi donare, bene, alza il capo, perché quel momento in cui tu lo scopri, la liberazione è vicina. Arriva il Signore a prenderti per mano e a liberarti e a fare sì che tu possa essere il figlio obbediente che il nostro Padre ha pensato da sempre per noi. Vivere figli
figli nel figlio, obbedienti nell'obbediente. Questa è la verità, questo è ciò che il Signore è venuto a compiere e verrà ancora in questo avvento a compiere nella nostra vita. Allora adesso gridiamo: Signore, salvami, salva questo servo, vedrai che questo servo sarà salvato. E questa è la fede, questa è la fede, questo incontro con una parola che realizza ciò che annuncia, per cui puoi appoggiarti a questa parola e andare dove lui vuole e fare quello che lui vuole. La nostra unica felicità è essere un servo obbediente, come Adamo e come Eva prima del peccato, ma ancora meglio, conoscendo intimamente il perdono dei peccati che Adamo ed Eva prima del peccato non avevano conosciuto. Tu e Dio possiamo conoscere questo amore infinito per te e per me, e in questo amore rialzarci e obbedire e fare la volontà di Dio. Chiamiamolo, gridiamo e cerchiamolo con tutto il cuore.